Ciao, oggi parleremo un po' di geometria e un po' di storia dell'arte, perché infatti voglio spiegarvi come si crea un paesaggio con la prospettiva. Che cos'è la prospettiva? La prospettiva è un procedimento geometrico e matematico che serve a realizzare su una superficie piana, quindi su un foglio, un oggetto o un paesaggio come lo vediamo con i nostri occhi, quindi dandogli un senso di profondità. Ecco cosa vuol dire prospettiva, dare un senso della profondità alle cose. Allora, questa prospettiva è stata inventata tanto tempo fa da un artista architetto che si chiamava Filippo Brunelleschi. Dopodiché poi sono arrivati altri artisti che hanno modificato un pochino questa teoria, ma è stato lui il primo ad inventarla. A cosa serve? Abbiamo detto serve a dare l'idea della profondità e per farla abbiamo bisogno di tre semplici passaggi. Il primo, creare la linea dell'orizzonte, il secondo è il punto di fuga e il terzo è un triangolo. Mettendo insieme questi tre pezzi riusciremo a creare un bellissimo disegno. Oggi voglio farvi fare una strada alberata, ma siete liberi di fare quello che vi piace di più. Allora, partiamo dalla linea dell'orizzonte. Che cos'è la linea dell'orizzonte? Siete mai state al mare? Certo che sì. Avete mai visto quando il mare e il cielo si incontrano? Si incontrano e formano una linea. Quella linea è detta linea dell'orizzonte. Il punto di fuga invece è un puntino, invisibile ovviamente, ed è praticamente il punto dove i nostri occhi guardano un oggetto. E l'oggetto in prospettiva, ovvero in profondità, è dato da un esempio molto semplice. Le cose più vicine sono a noi e più sono grandi, più si allontanano e più diventano piccole. Infine il triangolo. Il triangolo è quella forma geometrica che ci servirà per mettere le cose appunto in prospettiva. E adesso vi spiego come si fa. Allora, prendete un foglio, una matita e poi dopo anche dei colori che vi serviranno a colorare la nostra strada alberata. Allora, partiamo dal foglio. Alla metà del foglio andate un po' più su e piegatelo, proprio come ho fatto io. È la nostra linea dell'orizzonte che sarà invisibile per il momento. Al centro di questa linea disegniamo un punto che sarà il nostro punto di fuga, cioè dove convergono tutte le linee prospettiche. Da questo punto tiriamo una linea da qui all'angolo del foglio e poi dall'altro angolo. Facciamoli insieme, dai. Quindi dall'angolo fino a qui, dall'altro angolo fino a qui. Ed esce fuori il nostro triangolo. Benissimo. Adesso partiamo da questo lato e tiriamo su una linea grande che ci servirà a formare il nostro albero. Ve lo faccio prima vedere e poi lo fate voi. Quindi tiro la mia linea, grande grande, e faccio il mio albero alto, poi ne faccio un altro. Allora, ho disegnato un alberello, vedete, grande. Poi a fianco ne dovrò fare uno più piccolo, ok? E andando verso il mio punto di fuga, ne dovrò fare un terzo sempre più piccolo, fino ad arrivare a questo puntino dove l'albero è come il puntino. Vedete? In questo modo. Riuscite a vedere? Perfetto, dopodiché, ne avevo già fatto un altro col pennarello, lo potete fare ricalcare con un pennarello e colorarlo come più vi piace. Ovviamente dovete fare anche l'altro lato, mi raccomando, partendo dall'albero più grande che è in primo piano, fino ad arrivare al centro, che è il nostro punto di fuga, con gli alberi più piccoli. E infine coloratelo, ok? Ciao!